31 marzo 2012, stiamo arrivando qui alle 7, il Pian delle Fontanelle 1876, là c'è il monte Monbarone e noi andremo al Mocrone di lì. Siamo partiti dai ripetitori facendo l'alpetto e seguendo un tracciato di mezza costa, passando diverse baite. Siamo arrivati qui a questa, passando la baita Carrera e qui l'Alpe Fontanelli, e adesso riprenderemo la salita per il Mocrone. Gita lunga, a dopo. 31, continua la trasmissione, 31 marzo 2012. Siamo arrivati qui al cima del Mocrone, passando dall'Alpe Fontanelli, Alpe Musone, e seguendo tutta quella cresta che vedete. Siamo saliti qui in 2 ore e 40. Qui è il Mocrone, ecco qua, è la terza volta che salgo quest'anno. La prima volta sono salito qui dalla cresta nord, dall'anticima. La seconda volta passando il sentiero vecchio lì vicino alla ferrata del Colle del Limbo. Adesso noi scenderemo di lì, da dove c'è la croce. Ecco il panorama di oggi col Monviso, tutte le Alpi, il Monbarone, il trito del Buscaiuolo lì sotto, sotto il Monbarone. Qui vedete tutta la catena, il Monte Mas, qui c'è Franco, il Monnari, il Cervino, la catena Monte Rosa, e qui già elencate successivamente. Adesso Franco mi fa l'avviso. Saluti dal Monte Mocrone 2340, partiti dal ripetitore tramite l'alpetto, l'Alpe Fontanelle e l'Alpe Musone. Siamo saliti in 2 ore e 40 e con questo scenderemo dal Colle del Limbo e ritorneremo alla macchina. Boh. Arrivederci, alla prossima. Boh. Europa, dov'è? Europa, ecco Europa là. Lì c'è il Monte Rosa, fai vedere lì Monte Rosa. Sulla destra c'è il Monte Camino, quadra, se no. Il Cervino, lì il Monnari, il Monte Mars. Mars, ma cos'è il Mars? Lì davanti è l'Europa. Europa Sport. No. Del Monte Rosa, la cima Boa senza neve. E che dire, Monbarone, e eccolo al fondo, vediamo le Levanne, vediamo il Monte Miglius, la Tersiva, e boh, lì abbiamo il lago di Verone, le prime risaie, tutto l'acqua. E le prime acque della risaia, purtroppo l'aria qui è molto migliore che in pianura. Fresco. Qui c'è la croce e qui c'è la maggiore elevazione del Mocrone. Con questa inquadratura salutiamo. Continua la trasmissione, siamo scesi qui alla croce del Monte Mocrone, ecco qua. Lì c'è tutto il panorama, il Monbarone. Qui c'è Franco. Noi scenderemo di lì, al Colle del Limbo. Qui c'è tutto i grandi alpeggi che ci sono in questa valle. Noi abbiamo girato tutto di là, facendo un giro molto lungo. E niente a fare, giornata bella, lì c'è il Monte Rosa, ok, e con questa gita, la terza volta del Monte Mocrone, saluto e un arrivederci, scenderemo al Colle del Limbo, a dopo. Qui siamo scesi già, siamo sul ponte tibetano, qui vediamo Franco nella via normale del Mocrone che sta scendendo. Noi non faremo la ferrata, ma proseguiremo sul sentiero che qualche volta è attrezzato, qualche volta no, fino al Colle del Limbo, poi attraversando tutta quella cresta scenderemo l'alpetto, a dopo. Ecco l'ultimo tratto di ferrata, Franco che sta tornando sui suoi passi. Siamo al Colle del Limbo, ecco qui, abbiamo solo un moschettone, ma abbiamo fatto l'ultima parte, abbiamo preferito invece di buttarci nelle lastre di ghiaccio verso nord, abbiamo fatto questo pezzo di ferrata.
l'ultima parte. E con questo adesso noi andremo lì, attraverseremo quella cresta e scenderemo giù. A dopo. Ecco l'ultimo pezzo della ferrata, Franco sta arrivando, niente da fare. Con questo salutiamo e diamo un saluto alla prossima gita. Anche questa è stata una bella gita. Con anello, un anello, una variante molto lunga per il mucrone. E siamo scesi qui tramite il sentiero del Limbo e l'ultima parte abbiamo fatto la ferrata. Adesso andremo all'alpetto e poi andiamo al ripetitore. E diamo appuntamento alla prossima gita. Salve!